Buonasera, 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 buonasera e benvenuti. L'applauso è assolutamente d'obbligo e vi ringraziamo per questo. Benvenuti a questo primo workshop nel contesto di Tempo di Capuna e del Premio Saturno, due manifestazioni che ormai possiamo certamente definire storiche che per la prima volta vanno a braccetto e in qualche modo ci accompagnano a questo fine di estate che peraltro a San Vito, a parte le quattro gocce che ha fatto oggi pomeriggio, l'estate sembra non finire mai. E questo workshop, Sapere Vivere, ha un titolo abbastanza preciso, Agricoltura, Tradizione e, bio e Biologia. Eh, parleremo comunque anche di pesca è inevitabile che questo accada a San Lo Capo e vado subito a presentarvi quelli che sono i nostri ospiti qui accanto a me sul palco e abbiamo Giuseppe Marino che è consigliere regionale di Agripesca poi abbiamo Pino Pace presidente Union Camere Sicilia e poi abbiamo Roberto Latorre che è il direttore operativo di Visodent e poi un ospite assolutamente eh, gradito non perché gli altri non lo siano ma perché lui è assoluta... una sorta di leggenda del territorio sanvitese è un pescatore, un pescatore di pensate 89 anni e lui si chiama Momo Battaglia e l'applauso per i nostri ospiti. Mi sembra doveroso. Allora possiamo immediatamente partire con quello che è l'argomento madre, perché voi state mangiando e mangiare ovviamente soprattutto poi devo dirvi che eh, in qualche modo tempo di capuna, senza nulla togliere alle altre manifestazioni enogastronomiche, ha in sé qualcosa di estremamente particolare. Devo dire che avendo partecipato a tante manifestazioni enogastronomiche, come si mangia a tempo di capuna è assolutamente eh, direi quasi inarrivabile. Sarà probabilmente un problema di qualità. Della, della materia prima, sarà eh, probabilmente la, la grande sapienza degli chef che eh, coniugano questi, eh, il pesce azzurro con tutte le sue qualità, eh, con grandissima fantasia, ma qui si mangia veramente bene, ma dobbiamo ricordarci che mangiare è un grandissimo piacere, ma bisogna stare anche abbastanza attenti a come si mangia, a cosa si mangia, perché eh, le conseguenze poi eh, possono essere certamente, magari soltanto in tarda età, ma possono certamente esserci. Allora io voglio partire subito con Giuseppe Marino eh, di AgriPesca sì, regionale. Agripesca, regionale. Ecco, come sta in questo momento il comparto dell'agricoltura e se vuole anche il comparto della pesca in Sicilia? Intanto buonasera, ringrazio l'organizzazione per aver invitato la mia associazione diciamo che l'agricoltura e la pesca nel nostro territorio, nella nostra regione è parte trainante dell'economia potremmo dire che potrebbe andare meglio ma si sta, stanno superando sia dalla parte dell'agricoltura che anche dalla parte della pesca gli armatori stanno superando quelle difficoltà nell'applicare eh, anche quelle norme comunitarie che ci dà la comunità europea, perché noi sì, vero, siamo siciliani, nazionale italiana, ma alla fine siamo europei, quindi tutte le norme vengono dalla eh, comunità europea. E quindi il settore dell'agricoltura sta cercando di migliorare per quanto riguarda il nostro territorio anche ehm, sulla raccolta come lo stesso sull sulla, sulla pesca nel Mediterraneo perché la Comunità Europea eh, guarda il Mediterraneo come se fosse eh, un oceano e le imbarcazioni li guarda tutti alla stessa maniera e, e ci sono difficoltà nell'applicare alcune norme sia in ambito agricoltura perché giustamente eh, ci vogliono dei, dei fondi e questi fondi sia in agricoltura che in pesca in questo momento mancano grazie alla Comunità Europea con i bandi che può eh, emanare si cerca di superare quelle difficoltà sulle strutture a terra e sulle strutture a mare ecco una domanda l'Europa quando cerca di gestire quelli che sono eh, eh, i comparti dell'agricoltura e della pesca, ha una gestione più politica o più votata veramente alle esigenze dell'agricoltura e della pesca, soprattutto esigenze territoriali, perché mi sembra abbastanza ovvio che eh, probabilmente un viticoltore eh, francese avrà problemi di, di, differenti che eh, un viticoltore della provincia di Trapani, che ricordiamolo, la provincia di Trapani è la, eh, pro, la provincia più vitata d'Europa. De Prego. Eh, Fate una bella domanda. Perché, perché l'impressione è che sia più un atteggiamento io è, politico. È più è politica, perché quando io mi seguo ai tavoli eh, di concerto per quanto riguarda eh, l'agricoltura e pesca, di più per la pesca perché eh, gestisco più il settore della pesca, ho difficoltà a fare capire che un'attività. Eh, un, un della, del settore della piccola pesca nel Mar Mediterraneo non può essere mai uguale come la grande pesca eh, e quindi le, le, le normative o, e quindi poi il politico che deve andare a portare quella innovazione, quella specificità, eh, dalla Sicilia a arrivare a Bruxelles ci sono vari passaggi che si, si perde quel senso di eh, chiarimento per quanto riguarda come deve essere applicata quella norma? Ed è più politica, perché se c'è una politica di parte, come, come non per una questione eh, nostra, ma eh, con l'assessorato all'agricoltura che noi abbiamo alla regione, alla regione Sicilia, che è uno del settore della pesca, sta lavorando abbastanza bene pure per l'agricoltura. Ma se noi facciamo dei tavoli, sappiamo che parliamo con un assessore, quindi politica che è di pesca diciamo ha vissuto e quindi ci capisco allora, sono stato molto schietto però sì, no, no, purtroppo no, no, devo essere così è, è un sospetto che in qualche modo avevo eh, dottor Pace come stanno le aziende siciliane, e magari quelle trapanesi in particolare, le aziende agricole soprattutto, in questo frangente storico e quali sono i rapporti con l'Europa per quello che è, eh, è dell'Unione dell Camera, per quella che è la sua sensazione, insomma lei è evidentemente è il polso della situazione. Intanto grazie per il gentile invito, fra l'altro da 18 anni che siamo presenti qua con il Premio Saturno, quindi noi siamo trastati come cati commercio l'ente partner sin dal primo giorno di questa bella iniziativa che eh, fa l'amico Massimo Alino di TeleSud. Per quanto riguarda uh, le imprese, eh, le imprese eh, siciliane eh, hanno dimostrato negli ultimi anni, fra l'altro stamattina il mio centro studio Ancara in Cane Sicilia ha pubblicato i primi dati eh, economici, noi abbiamo avuto il 18% nel secondo semestre e positivo di esportazioni sui mercati internazionali quindi l'export va benissimo anche eh, fra non so, seguo soltanto la domanda ma parlo in generale eh. anche l'incoming turistico sta crescendo è cresciuto tantissimo in questo anno quindi il dopo pandemia le imprese siciliane e trapanesi in particolare hanno dimostrato di essere delle imprese veramente eh, che merito un grazie particolare per state quanto, sul quanto mercato, ci insomma. riguarda. Sono state sul mercato tra mille difficoltà, prendendo pochissime risorse da parte dello Stato perché alla fine sono servite soltanto per pagare pochissime cose. Però diciamo, sono state brave, imprese dell'agricoltura che stanno crescendo, molti giovani si affacciano nel mondo dell'inventoria, io vedo che molti amici, fra l'altro io vengo da Marsala, quindi tu dicevi la provincia è una, una città di vitivinicoltura, sì, la eh, provincia di Trapani è la provincia più, più vitata, vitata d'Europa, sì signore, bravissimo, e eh, si affacciano, ma la cosa importante che vedo in questi giovani che hanno la voglia di formarsi, quindi cercano corsi di formazione e vogliono sempre migliorare. Quindi diciamo che il futuro lo vedo abbastanza positivo per quanto riguarda le imprese dell'agroalimentare. E poi i nostri, i nostri prodotti, le nostre eccellenze. Eh, io dico sempre, eh, noi dobbiamo essere bravi a andare sui mercati internazionali far degustare i nostri prodotti, dopodiché il mercato è un mercato semplice, facile, perché hanno quel gusto, quei profumi che altri prodotti non hanno. Io settimana scorsa sono stato in un convegno dove c'era eh, Farinetti e si parlava di Brexit, questo problema Brexit sull'Europa. Mi diceva, ad esempio, il nostro olio italiano, che è l'unico al mondo. Voi non avete mai concorrenza e io quando presento il vostro olio nei miei ristoranti, nelle mie strutture, lui fra l'altro ha diverse catene in tutto il mondo, vi viene facile venderlo, vi viene facile convincere le persone ad assaggiarlo, a comprarlo. Quindi i nostri prodotti, non lo dico perché è per un fatto di essere trapanese siciliano, ma è la pura verità: abbiamo dei prodotti che altri, altre regioni hanno altri prodotti che sicuramente altre noi non Ma, noi, ma le nostre abbiamo dei prodotti veramente eccellenti. Noi, come Camera di Commercio, tra l'altro, siamo anche ente certificatore: certificiamo gli oli della Valle Trapanese, il sale marino, il capro di Pantelleria. E ti, ti racconto questa cosa e poi chiudo. 15 anni fa sono stato a Pantelleria per cercare di convincere gli agricoltori a, a fare i famosi protocolli per certificare questo cappero. La prima sera mi hanno quasi cacciato, ora dicono grazie per essere riusciti ad avere perché, come tu sai benissimo, avendo il marchio DOP il prezzo triplica. E quindi ecco, bisogna convincere sempre più. Tu di più i nostri agricoltori a, a, essere, eh, a certificare i loro prodotti, ad essere bravi e saperli eh, mettere sul mercato internazionale. Dopodiché e viene tutto ricerca. Probabilmente tra i giovani c'è qualcuno che lavora sul biologico in maniera più precisa, più particolare rispetto magari a chi ha... 30 o 40 anni di esperienza. Qual sì, è il ci, suo sono, ci sono tanti giovani che stanno accingendo sul biologico. l'altro il precursore dell'olio biologico, e mi dispiace, peraltro eh, da qualche giorno fa non c'è più, è stato il dottore di toner, il farmacista di Tone che è stato il primo a Trapani a vedere, a guardare il futuro, ha fatto il primo olio biologico in provincia di Trapani, di cui ha vinto tantissimi premi in Italia e al mondo. E quindi ecco, su questa strada secondo me si deve continuare per far sì che gli agricoltori vendano il loro prodotto guadagnandoci un po' di più rispetto al prodotto tradizionale. E quali sono state le conseguenze, quelle più evidenti, della pandemia, da cui peraltro ancora purtroppo non siamo completamente usciti, e sul, 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 sui settori di cui lei si occupa fondamentalmente? Eh, diciamo che la pandemia ha bloccato eh, molte attività. Eh, diciamo che dal, dal punto di vista eh, agroalimentare. Eh, ha subito solamente la mancanza di eh, vendita dei prodotti presso i mercati perché hanno chiuso i mercati ma non hanno bloccato le attività agroalimentari quindi voi per l'agricoltura voi per la pesca però sono venuti meno, eh, sono venuti meno eh, diciamo, le strutture per adita alla vendita e quindi i mercati che sono stati chiusi hanno avuto difficoltà a vendere il loro prodotto l'hanno dovuto deprezzare e sicuramente ancora ad oggi si stanno eh, cercando di recuperare tutto ciò che in questo anno è venuto meno. Spero che insomma, questa pandemia a eh, breve dico ci lasci in, in pace e possiamo riprendere. E partire come il nostro settore sia agricoltura che pesca nel nostro territorio vanno per la maggiore. Ecco eh, torno a lei, dopodiché passerò al dottore. Eh, la pandemia che strascici ha lasciato? E lei in Union Camera e alla Camera di Commercio certamente ha, ha, ha il polso della situazione. Sicuramente strascici negativi c'è da dire tantissimo. che è una cosa positiva lei ce l'ha raccontata tanti giovani si stanno sì, avvicinando all'agricoltura sì, questa sì. mi sembra una notizia fantastica Prego. Sì, sì, è proprio vero e purtroppo tante aziende per il primo, il secondo, il terzo lockdown eh, purtroppo non ce l'hanno fatta più a riaprire, ad alzare la sara cinesca quanti Quindi posti molti, di lavoro sono stati persi in questo momento? Non, non conosco i dati, dati precisi però tantissime, tantissime aziende non ce, ce l'hanno fatta e gli stracci non sono stati diciamo, buoni, tra l'altro oltre al datore di lavoro hanno perso tanti posti di lavoro tantissimi tantissimi dipendenti e quindi diciamo mh, che non è, eh, non è stato onestamente l'anno scorso un anno, un anno del tutto felice per l'impresa siciliana. Però come dicevo prima si sta ripartendo bene, speriamo di continuare su questa strada e i dati, come ho detto poco fa, lo, lo stanno dimostrando. Ecco, eh, ci siamo sì. Eh, dottor La Torre, qual è il rapporto, soprattutto in un frangente particolare come questo, tra i siciliani e l'igiene orale? Ricordiamo che lui è il direttore operativo di Visodent. Qual è il rapporto tra l'igiene orale e noi siciliani e poi soprattutto in questo frangente di, di pandemia? Innanzitutto buonasera e eh, grazie all'organizzazione per aver pensato a Visodent eh, in questo bellissimo contesto. Eh, il rapporto fra i siciliani e l'attenzione all'igiene orale da un po' di anni a questa parte è decisamente migliorato. una volta. C'era una cultura un po' più distaccata. Si andava dal dentista solo quando, solamente quando si arrivava al limite, quando c'era il problema, il dolore. Adesso invece c'è una sensibilizzazione maggiore, una sensibilità. Si fa prevenzione. Insomma. Si fa prevenzione. Non è per eh, cantare le lodi della eh, nostra realtà Visodent, però sicuramente la presenza radicata sul territorio la presenza ramificata da un punto di vista anche di proattività nei confronti del, della gente, della pazientela, eh, essendo noi territorialmente presenti su sette centri in tutta la Sicilia e eh, la eh, sensibilizzazione che facciamo attraverso la comunicazione, attraverso delle campagne eh, nei confronti della prevenzione, delle visite con professionisti e lì apro a una maglia, perdonatemi un po se, se vado a divagare, si parlava della difficoltà ad esempio nel mondo del lavoro e eh, ultimamente evidentemente con eh, possibilità scarse di impiego. La nostra è un'azienda siciliana dove operano all'interno odontoiatri siciliani molto bravi, rinomati e peraltro spesso costretti ad andare ad operare in centri d'eccellenza fuori dal nostro territorio, bene, nei nostri sette centri eh, presenti fra Palermo, Messina, Trapani, Modica e Catania operano delle eccellenze dell'odontoiatria siciliana e anche gli operatori non sanitari, quindi gli impiegati, gli operai dell'azienda, siamo tutti siciliani. Quindi, la quindi avete creato un po di, posti di lavoro in qualche modo? Ha creato e stabilizzato diverse famiglie. Eh, grazie alla risposta che il territorio siciliano ormai da anni dà all'azienda Visovent. Tornando invece alla parte un po' meno poetica, quella invece dell'attenzione all'igiene orale e in generale alla cura della salvaguardia della bocca, c'è un po' contestualizzato rispetto all'attenzione dovuta purtroppo alla pandemia, comunque a fare prevenzione, a curare prima che eh, ci siano delle difficoltà che poi peggiorino la situazione, come ad esempio le cause ostative legate all'impossibilità di poter eh, fa uscire di casa o dedicarsi ad aspetti personali. Eh, quindi, una propensione maggiore a, a voler mh, a, eh, pro, procedere prima che la difficoltà sia maggiore. Si Un po' legato anche alla migliore <coughs> consapevolezza, maggiore consapevolezza che per usare una frase fatta, prevenire è meglio che curare e andare dal dentista e fare quei controlli almeno una volta l'anno o eh, meglio ancora ogni sei mesi. Riesce a far intercettare un'eventuale necessità, un eventuale problema all'origine, prima che diventi una conseguenza. Ci sono target eh, che più facilmente arrivano dal dentista, eh, c'è cioè tanto i bambini che gli adulti, o qualcuno è un po' più reticente? Beh, io sono un. Eh, le, le dico che grazie a Dio, fra le, i giovani c'è una propensione che normalmente fino a un decennio fa era più del nord Europa o del nord Italia al massimo. Adesso invece i giovani hanno un'attenzione particolare. L'ortodonzia, ad esempio, cioè giusto, i giusti rapporti occlusali, che non sono più visti solamente come una problematica di allineamento dentario, ma sono visti come evitare che la cattiva occlusione possa portare delle conseguenze negli anni, porta i giovani a desiderare una di fare l'ortodonzia intercettiva da molto giovani o correttiva da più eh, grandicelli, cioè con lo sviluppo effettuato. Ma anche fra le persone che vanno da, 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 da oltre 50 anni eh, c'è una propensione a andare a sostituire nel caso di mancanze dentarie piuttosto che arrivare come... Probabilmente avrebbero fatto eh, eh, fino a qualche decennio fa i nostri, i nostri coevi eh, arrivare a ridursi a mettere delle protesi rimovibili che sono ancora una soluzione, ma adesso è una soluzione limite. Una volta invece il dentista, io non sono un odontoiatra chiaramente, opero da diversi anni grazie alla nostra azienda e nel nostro settore, ma l'esperienza. Mi porta a sentire dei pazienti, a volte chiamarli come scippadenti, perché una volta questo erano. Una volta ci si rivolgeva forse al barbiere nei piccoli comuni per togliere il dente quando era arrivato al limite. L'odontoiatria si è elevata ormai da 50 anni a una branca della medicina ben specifica e l'implantologia piuttosto che l'ortodonzia... Sono diventate delle specializzazioni dove i nostri professionisti si vanno a perfezionare, peraltro, molto spesso, appunto, sono dei siciliani le eccellenze dell'implantologia odontoiatrica o dell'ortodonzia. E vanno a specializzarsi con dei corsi che prevedono dei costanti aggiornamenti per migliorare e progredire nelle tecniche. E i passi che ha fatto la scienza odontoiatrica sono dei passi da gigante. La nostra realtà visodent si rivolge, utilizza eh, i, gli elementi, eh, i, i, le, i partner eh, d'eccellenza sia dell'implantologia che dell'ortodonzia di cui stavamo parlando. Eh, come eh, eh, i, i migliori eh, collaboratori, migliori, eh, mi, le migliori opportunità per i propri pazienti, rivolgendoci senza mezzi termini a quello che è il massimo che il, il settore ci possa offrire. E allora adesso proviamo a lanciare un piccolissimo appello. Noi abbiamo sentito dai nostri amici, da Marino e da, e da Dottor Pace, abbiamo sentito eh, quanto eh, si sta eh, alzando il livello e la qualità del cibo che viene prodotto in Sicilia, oltretutto con, con eh, imprenditori sempre più giovani, questo ci fa tanto ben sperare. Quanto è importante mangiare bene e ad avere un ottimo generale per riuscire ad arrivare ad, ad un'età importante in buona salute? Ma gli antichi romani dicevano prima digestio fitti in ore, la prima digestione avviene in bocca, per poter digerire e quindi assimilare al meglio quelli che sono i nutrienti. Di quello che noi andiamo a mangiare occorre che la masticazione, cioè l'organo bocca, sia in condizioni ottimali in modo tale che la triturazione e quel bolo che si va a creare eh, nel, nella bocca, come prima fase di digestione, eh, sia in un apparato che stia bene, dove eh, ci siano presenti tutti gli elementi dentari e comunque attraverso una buona masticazione si può anche prevenire una problematica sono vanno a braccetto una buona masticazione per digerire per assimilare bene i nostri meravigliosi prodotti soprattutto della nostra terra ma al contrario io riesco ad apprezzare meglio quello che vado ad assimilare se ho una bocca curata e in ordine visto, visto quante cose si possono imparare a Tempuricapuna qui a San Vito Lo Capo Insomma, davvero una manifestazione che peraltro Tempuricapuna è arrivata alla ottava edizione mentre il premio Saturno addirittura è alla diciottesima edizione, quindi sono due manifestazioni storiche che sanno perfettamente come muoversi e che tanto spesso nel tempo ci hanno veramente deliziato, una con il cibo e l'altra con l'intrattenimento. Adesso passiamo. A, eh, ad ascoltare il racconto eh, del eh, signor Mombo Battaglia che è veramente un pescatore storico una, una leggenda eh, di questo territorio e pensate lui è uno eh, dei personaggi, uno dei pescatori che ha buonasera innanzitutto come sta? come, come sta? Come? come sta? tutto bene? Eh, bene bene un po' di cebbi comunque <ride> <ride> Lei in qualche modo è uno dei pescatori che ha inventato il sistema di pesca del Capone. Sì, sì. E ce lo può raccontare brevemente? Sì, ce sì, lo racconto, allora. Però l'età, l'età, quant'è anni? Di... Ah, quant'è eh, battaglia? Ha 89 anni. E allora? Un applauso solo per te. Grazie a tutti, grazie. Allora, nel 50, 55 che noi andiamo a pescare qua a Remi senza motore, ma che motore, 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 motore danno in genera. e infatti oh, è una mano più lunga, è una più che perché, oh che bocca, che questa palloncana lunga una ireta. E allora, vediamo se da ste ma che su queste cose che sadano, ancora ma sappiamo so che erano, ma che su? Poi vediamo, prendiamo una lenza e ci mettiamo una cosa, vediamo, ecco ma ne vediamo qualcuno e mangiare nello. Allora nel 61 io vive all'isola d'Eba, a, a Cianciolo, all'isola Tebba, a pescare, da. Che mi ha e mi ha mamma sai, come venite ce la vai, e gli parli sulla debba. Allora c'era un amico mio, io poi te cedo, lo Mi disse, mamma, ma vedi un giro a Capuna, a Santo Vito? Io a un momento ci stavo dicendo, ma che su di Capuna? Ma poi mi passa male, c'è l'onzo pescatore? Gli <ride> ho no, un gemo, per la verità, un gemo, un gemo neanche. Gli ci si mica, vieni a Citi? dice come c'è un gemo? Gli ho ha. detto, ne Capuna, Le andiamo a pagare fuori a San Vito, ho un sacco. No, non c'è, ma come si pigliano i caponi? E io dice, sai i caponi come si pigliano? Cioè, allora, tu cammina, mare rimane, vieni una cosa, questa cosa, ci gira Calenza a mano, un gocci, allora dice, a di richiedo, ci vengono tutte le altre, tu ci picchi le a Calenza, a Rizza, ci calate e pigliata. Ah, va bene, ho capito, vabbè, bene, non voglio dire che un niente. Allora, poi io, baccare, dai, perché finivo, non meno, arrivai a Santo Vito, e vai un giovane, vai un giovane e baccate un pezzo di rizza, però a rizza, eh, Stefania, Stefania, la Stefano Stefania diceva che la era laiga. allora la Rizza che mi dai laiga non era la Rizza più bella, non era buona, ma comunque se siccome senteste che la via a fare, ma con la rizia stritta di faccio, e passo su Cianciolo, passa, e passa in strada che io allora abitavo, da strada uh, Do Barri Capo San Vito, dopo metto un giacato da rizia, e passami con un Marranello. Maranello. Se compare, ma che facete? Se sta facendo un cianciolo per pigliare che muore che è Satana Ma che dice, e come si piglia? Eh, poi allora, e poi vedremo. Allora, passo questo cianciolo e giamo. Ho messo un bacino, il cucciolino e c'è. Ficiamo ma prima cala, niente. E mm, che bene a dire? Ho mi un mi e quando a casa, cala Marre, perché io c'è una maglia ma era un gala immenso. Perché se un negozio e mezzo per e uscire fuori, e non noi vogliamo, ah, allora funziona. Allora poi chiamo la cecca, perché si dice che c'è un giorno che buona che arrizza spiszi, diciamo che arrizza maggianica, e chiama la cecca, la cecca com'era. Si trova un pezzo di legno, perché i capone sono un bisci galleggiante e cammina proprio a fiore d'acqua. Oh, arriva a magari che saccio una pecora morta, o un becciolino, un patarazzo, un cuscino, una cosa, un gusto e allora i pesci si mantengono sempre da sotto. Allora poi pensiamo che se mangiano sempre cieca, va perché? Non ne potremmo calare nelle stesse e fermarone le altre allora cominciamo a pigliare cantuna, attaccarle, metto un filo e ci mettiamo i panni su ma, e vedona e gli ecco se piscine. Ora Diceva, come se ci calava e eh, capuna. Ora, se correndo era lecca, giustamente. O cannizzo, ca, sparava a dire ca. Allora, la vacca passava e stava gucciai gocciai, gocciai, A guantare c'era, 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 giustamente ci calavamo sotto vento. Non ci potevamo calare mai sotto a vento, perché sono no rizza, se neanche capo Gabure, capo O canizzo. E così poi cominciamo a dire a Capuno, e gli agito, eh, tutti, diciamo tutte, tutte cose. E cominciamo a pigliare capuna a Santo Vito e ne parliamo a pigliare capuna. Grazie a tutti. E grazie, grazie, grazie a questa invenzione, possiamo certamente chiamarla un'invenzione, ormai da, da decenni, e abbia, addirittura è venuto fuori un modo, un modo di dire che è tempo Ricapuna perché Tempo di Capuna è davvero, per chi non dovesse essere qui siciliano-sanvitese, Tempo di Capuna è, è, è un modo di dire che indica un frangente dell'anno, indica un periodo storico dell'anno preciso. E siamo in conclusione, un'ultima battuta, cosa possiamo aspettarci eh, nel nell'immediato futuro? Ma io mi auguro che stiamo già arrivando alla prossima programmazione europea, perché sia come agricoltura come pesca vanno avanti con le programmazioni europee. E quindi ci sono altri sette anni che partiranno dal, dal 2021 al 2028. Già il 2021 è finito ma ancora dobbiamo concludere l'altra programmazione. Però per quello che ho già visto ci possono essere delle, delle situazioni che possono migliorare gli aspetti soprattutto strutturali. Sia in ambito agricoltura che in ambito pesca. E ci auguriamo che la Comunità europea sia anche più clemente nel, nel nostro territorio e nel Mediterraneo, che non ci riconosca solo come imbarcazioni grosse, ma per quanto riguarda la pesca, ma che tutto il settore sia adeguato alle, eh, alle norme che possono poi migliorare per ogni segmento. Quello che diceva il signor Battaglia è un sistema. Ma nel Mediterraneo ci sono vari, vari certo, pesci che certo. si prendono con altri sistemi che ci vorrebbero tre trasmissioni per spiegarlo Che cosa possiamo aspettarci nell'immediato futuro? E intanto la pandemia ci ha, fatto, ci ha insegnato tantissime cose, soprattutto il lavoro dello smart working da casa e credo che è stato un fatto alla fine positivo per, per, per le imprese e per alcuni settori. Io lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo dobbiamo aspettarci che, che si faccia finalmente della vera sinergia tra le istituzioni, non si può oh, ancora una volta eh, andare, lo dico sempre, nelle missioni all'estero, ognuno per le fatte suoi, il comune, la provincia, la Camera di commercio, io io. quindi dobbiamo fare squadra e sinergia e dobbiamo vendere assieme il nostro siciliano trapanese o siciliano, dipende. Eh, chi organizza l'evento, soltanto così riusciamo ad offrire un servizio alle nostre imprese e alle nostre aziende vendendo i prodotti mh, tutti insieme. Cioè io, sempre, io, io, come Ente Camera, non andavo mai a Milano alla fiera del, del, del turismo perché. Eh, che vai a fare tu quando non riesci a vendere un pacchetto turistico dove metti a espressione mille camere o 1500 camere? Se vai lì per vendere 30-40 camere non ha senso andarci. Quindi cercare insieme di fare sinergia coinvolgendo le associazioni di categoria del territorio che sono importanti per lo sviluppo e i suggerimenti che possono darci. E insomma insieme, tutti insieme certamente ce la faremo. Grazie, grazie a tutti voi per l'attenzione.